pomeriggio a tutti, grazie per aver accettato l'invito di Cersaie e del Bagno oggi e domani a partecipare a questo Caffè della Stampa, il webinar che sostituisce l'evento fisico che tradizionalmente si tiene durante la settimana di Cersaie. I grazie sono tanti. In primo luogo, un grazie vale 120 persone che si sono preregistrate a questo caffè, un numero certamente importante che sottolinea l'interesse per le persone che parleranno e per le tematiche affrontate. Un grazie a Cristina Mandrini che guida la rivista e che ha organizzato questo caffè. Un grazie anche ai professor Francesco Zurlo e gli architetti Carlo Cicilliotte e Lucas Bertoli che daranno vita a questo ottavo Caffè della Stampa di Cersaie. I Caffè della Stampa, per chi non lo sa, sono conversazioni tra i direttori delle principali testate di architettura e di interior design italiane, nate 5 anni fa con l'obiettivo di affrontare i temi di attualità. L'idea di fondo è che i giornali e le riviste, oltre ad essere contenitori di informazioni fornite da terzi, sono anche e soprattutto luoghi dove si originano idee, riflessioni, analisi, e dove i direttori e le stesse redazioni sono protagonisti del dibattito culturale in atto. I Caffè della Stampa sono, fin dalla sua prima edizione, parte integrante del programma ufficiale di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Sono parte di quella convegnistica che si affianca alle Lectio Magistralis con i Pritzker, ai seminari tecnici della Città della Posa, alla consulenza ai privati per la progettazione delle proprie abitazioni, nell'iniziativa Cersaie disegna la tua casa, alle mostre dedicate al design e al progetto. Il titolo del tema di oggi è un po' criptico ed è un po' un gioco di parole che devo dire mi ha incuriosito fin dall'inizio. Lascerò a Cristina onere e onore di svelarlo, anche se mi piace anticipare solo alcuni pilastri della riflessione che verrà sviluppata oggi, ovvero la persona, gli ambienti, gli oggetti, i comportamenti, internet e, come collante generale, le relazioni che uniscono o dividono o fanno evolvere il rapporto e le relazioni tra questi diversi pilastri. Prima di passare la parola a Cristina, Francesco, Carlo e Lucas, che ringrazio, ricordo che l'internazionalità di Cersaie, il Salone della Ceramica per l'Architettura e l'Arredobagno, che si terrà dal 27 settembre 2021 a Bologna in modalità ibrida, la ritroviamo anche in questo caffè. Per i temi trattati, per il valore della testata, per il profilo dei relatori, ma anche perché una versione sottotitolata in inglese di questo Caffè della Stampa verrà diffuso non appena disponibile attraverso i canali di comunicazione di Cersaie, oltre che essere reso disponibile alla testata stessa. Un'iniziativa, questo ciclo di Caffè della Stampa, reso possibile dalla collaborazione e del sostegno di ICE, Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri, che qui ringrazio per l'attenzione mostrata nei confronti di Cersaie e dell'industria ceramica italiana. Lascio la parola a Cristina, non senza però prima aver ringraziato ancora una volta le colleghe Sara Seghedoni ed Elena Romani per il lavoro svolto. A te, Cristina, la parola. Grazie Andrea e ovviamente anche da parte mia va un ringraziamento sincero a voi, a te, a Sara e a Elena per la professionalità e soprattutto in quest'anno in particolare anche per l'intenzione, quindi la decisione di portare avanti questo programma culturale a cui noi siamo molto affezionati e che ci dà, come dicevi tu, anche la possibilità di esprimerci in un modo diverso da quello più tradizionale, appunto, degli approfondimenti, dei servizi che pubblichiamo sulle riviste, sulla rivista Il Bagno Oggidomani in questo caso, oppure attraverso i nostri siti e i nostri canali. È vero, il tema è un po' critico, un po' shakespeariano, no? Come ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati per un brief, io, gli ospiti, Carlo, Lucas e Francesco. Però è proprio perché con questo gioco di parole noi non andiamo, non facciamo altro che andare ad indagare un po' un modo di, così, di muoverci nello spazio e negli ambienti che in modo molto spontaneo e naturale tutti i giorni, tutti quanti realizziamo. Però noi ci facciamo delle domande e noi che abbiamo a che fare con il mondo della progettazione, sia degli oggetti che degli spazi, non possiamo non fermarci ogni tanto e chiederci degli
da dove nascano le nostre abitudini, no? Da dove nascano i nostri gesti e appunto quanto siano gli oggetti a cambiare, a sviluppare, a evolvere nuove modalità di rapportarci con le cose e con gli spazi, con gli ambienti, o viceversa se siano questi oggetti, se siano i progetti a condizionare i nostri movimenti, ecco, le nostre abitudini. Faccio un esempio: noi ovviamente ci occupiamo di arredo bagno e di tutto quello che riguarda la progettualità di una stanza da bagno. Oggi non parleremo solo di questo, assolutamente, però l'esempio più pratico è se io mi avvicino ad un rubinetto elettronico, mi chiedo appunto se un gesto nuovo che sto compiendo nella la funzione appunto di avere dell'acqua è dovuto da me, che ho l'esigenza, quindi dal consumatore che ha l'esigenza di poter utilizzare un rubinetto elettronico invece di quello manuale, oppure se al contrario è il mercato che mi sta guidando verso questa nuova abitudine e questa nuova esigenza. Ovviamente per fare questa riflessione abbiamo sentito l'esigenza di coinvolgere da una parte chi osserva il mondo, chi osserva il pubblico, chi osserva l'evoluzione appunto della società, e dall'altra parte chi, grazie a questa osservazione, riesce a tradurre nuove esigenze o a spingere verso lo sviluppo di nuove esigenze la società. Per cui do il benvenuto al professor Francesco Zurlo, che è tra i tanti titoli anche il direttore di ricerca in disegno industriale e professore ordinario di design al Politecnico di Milano, e do il benvenuto a Carlo Ciciliot e Luca Bertoli, che sono i fondatori dello studio di architettura e design Emo Design. Avremo modo poi di presentarli un po' più anche nel dettaglio delle loro attività. Mi ispiro proprio anche un po' a quello che ho letto questa mattina sul sito di Emo Design. Loro parlano di, citando Robert Peters, di un design che cambia anche la cultura, che cambia le culture. Per cui io partirei proprio da qui e mi riferirei prima di tutto al professor Zurlo. Per cui benvenuto Francesco. Io non lo vedo, non so se voi... Ci sono. Perfetto. Grazie Cristina. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ecco, come dicevamo, Francesco rappresenta per noi il ruolo dell'osservatore. Oggi qui assumerà per noi questo ruolo, il ruolo di chi, guardando, analizzando quello che ci circonda e il modo in cui noi ci rapportiamo a quello che ci circonda, oggetti, ambienti, funzioni, cerca di fare una sintesi insieme al suo gruppo di lavoro e quindi attraverso questo osservatorio di dare anche delle indicazioni, di dare delle direzioni che deve progettare. E mi viene da dire che mai come in questo periodo avete a disposizione il più grande osservatorio globale e appunto mondiale, che è il Covid. Ovviamente non parleremo di quello, però sicuramente è un fenomeno che ha molto condizionato lo studio che tu fai appunto per lavoro, ecco. Per cui partirei proprio da te e, partendo da questo titolo, ispirandoci un po' a questo titolo, come dicevamo, provocatorio, ti chiederei appunto qual è il modo in cui voi raccogliete informazioni, in cui le elaborate e quindi cosa ne pensi di questa modalità appunto di sviluppo di prodotti e di progettazione di spazi. Grazie Cristina, grazie a tutti. Quanto tempo ho? Perché poi capire il tempo a disposizione ti consente di essere preciso su alcune cose e magari meno preciso su altre. Giusta domanda. I primi interventi li settiamo sui 10 minuti. Va bene. Poi in modo che dopo abbiamo modo di scambiarci delle opinioni, vediamo magari anche di raccogliere qualche spunto. Va bene. Allora io vi porto un po' il mio contributo, diciamo, più da ricercatore che da progettista. Sono direttore di un centro di ricerca del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, si chiama CLAB, che sta per Creative Industries Lab. Ci occupiamo di imprese creative sostanzialmente e quindi cerchiamo di capire come poter integrare queste imprese
in particolare imprese di design, no? All'interno di altri ambiti, settori maturi, magari che non si sono mai occupati di creatività o che non hanno mai avuto nessun tipo di contatto con creativi o con designer. E come ricercatore, dunque, la prima osservazione che vorrei fare è legata appunto al tema di questa discussione. Si parla di osservare. L'osservazione penso che sia una delle caratteristiche principali di chi fa design, no? Io quando parlo ai miei ragazzi dico sempre: voi avete una serie di professionisti, questi professionisti che sono orientati evidentemente alla pratica sanno usare magari alcuni sensi. Pensate, che ne so, a un enologo che sa bene, che usa molto l'olfatto, per dire, o la vista anche, no? Oltre al gusto, per poter valutare un buon vino, un chirurgo, no? Che un neurochirurgo, pensate, deve intervenire magari su delle vene sottilissime e quindi deve avere una capacità, una tattilità straordinaria. Il senso prevalente che caratterizza chi si occupa di progetto, chi si occupa di design, è la vista. E saper vedere bene le cose credo che sia particolarmente importante, significativo. Peraltro io gioco anche su altre capacità che ruotano attorno a questo concetto del vedere, no? Perché un buon designer deve saper vedere, e poi magari potremo anche tornare su questo concetto del saper vedere, ma poi deve essere anche capace di far vedere ad altri, no? Perché se tu hai una buona idea però non sei in grado di visualizzarla, di raccontarla nel modo più efficace, di fare dei prototipi, di poter trasferire velocemente quello che ti è balenato nella testa, non vai da nessuna parte, devi costruire anche consenso. La creatività non è mai un atto solo individuale, è un atto sociale. Se tu non riesci a trovare qualcuno che condivide con te quell'idea, non vai da nessuna parte. E poi l'altro aspetto fondamentale, importantissimo, che veramente ci distingue tantissimo rispetto ad altri professionisti che si occupano di tendenze, che devono prendere delle decisioni rispetto a certi fenomeni, è il prevedere, cioè la capacità di anticipazione critica, che è proprio tipica, se volete, di tutte le discipline del progetto. Io mi occupo di design management, di design strategico, di design thinking. Quando facciamo un confronto con i nostri colleghi ingegneri gestionali e manager, che cosa viene fuori? Beh, viene fuori che il decision maker manager parte sempre solo da dati storici, dati passati, mentre tutto sommato alla fine il designer, a parte che ci mette dentro una sua soggettività nell'interpretazione dei dati, ma interpreta alcuni segnali deboli che emergono dalla società, dal mercato, dalla tecnologia, dall'ambiente. E quindi questo prevedere diventa un elemento fondamentale. Detto questo, volevo farvi vedere un po', per rompere il ghiaccio, ma anche per farvi vedere alcuni dei risultati di queste ricerche che portiamo avanti, uno schema. Non so se mi puoi dare i privilegi, Cristina, per poterlo condividere. Dovrebbe fare Sara. Vediamo se lo posso fare. Vediamo. Adesso sì, vedete uno schema, credo che lo vediate tutti. Proprio questa mattina abbiamo presentato un report con la Fondazione Simbola e con il gruppo Deloitte sull'economia del design. Polydesign, io sono presidente di questo consorzio del Politecnico di Milano che si occupa di formazione post-curriculare, ha curato questo report insieme appunto ai due soggetti di cui sopra, e poi in particolare ha proposto anche il risultato di una ricerca che abbiamo fatto all'interno del C-Lab, del Creative Industries Lab, dove abbiamo analizzato cosa è cambiato nella percezione della domesticità a causa del lockdown. È una ricerca quantitativa, perché abbiamo raccolto dei dati con un survey che abbiamo sottoposto a diverse centinaia di persone, ed è una ricerca qualitativa perché abbiamo raccolto anche dei casi studio, no? come spesso si fa in questo ambito. Ma lo vedete lo schermo, scusate? Sì, sì. Ok, ecco, come si fa spesso in questo ambito, le ricerche sono sia quali che quantitative, no? E un po' ci distingue, se volete, dall'approccio magari di altri ricercatori che si basano solamente sul dato quantitativo, che è inoppugnabile, mentre il dato qualitativo deve essere interpretato. Abbiamo provato a mettere insieme questi aspetti, e un po' per affinità, un po' perché ci sembrava che ricorressero alcune cose dette, alcune cose viste, abbiamo individuato questi 7 scenari. Ecco, lo scenario cos'è? Non è qualcosa che esiste, è, come dire, una proiezione, una prospettiva verso un futuro che si andrà a realizzare, dove tu riesci a raccogliere con alcuni segnali deboli alcuni fenomeni che si stanno definendo, che stanno emergendo.
nella cultura, nella società, nei comportamenti appunto. E qui vedete alcuni di queste palle con dei contatti tra di loro, perché poi evidentemente questi scenari possono dialogare tra di loro. Ad esempio abbiamo visto che la gente chiusa in casa si è messa a far cose, cioè ha recuperato una dimensione pratica, no? Visto che parliamo di bagno, magari anche la stanza da bagno potrebbe offrirsi per cose da fare, no? Probabilmente cose che hanno a che fare con l'igiene, cose che hanno a che fare con la salute, col benessere e quant'altro. Abbiamo visto che specie grazie alle tecnologie digitali le persone hanno iniziato a divertirsi, l'hanno fatto insieme, e io ho partecipato a diversi aperitivi digitali abbastanza incasinati tra amici che volevano comunque passare almeno un'oretta insieme con un buon bicchiere di vino o di spumante, di bollicine, insomma, per discutere, per rivedersi in diversi contesti e in diverse situazioni. Qualcuno si è collegato anche dal bagno, devo dire, anche questo è stato molto, molto divertente in questa esperienza personale. E, come sapete, anche il tema della casa come l'ufficio è un tema prevalente, abbiamo scoperto questo tema dello smart working, io lo chiamerei lo slave working perché la gente è stata schiavizzata, non, lo smart working prevede libertà, però di fatto abbiamo imparato, gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati appresi molto velocemente e ci hanno portato ad acquisire nuovi comportamenti. C'è una dimensione dell'outdoor interessante, ma in più senso, scriviamo qua. Vi ricordate queste immagini dove c'era della gente che si metteva alla finestra a suonare la chitarra, a dedicare delle suonate ai suoi vicini di casa? Oppure le due ragazze che giocavano a tennis dalle terrazze delle loro case? Beh, un caso, un aspetto significativo, è aumentata la richiesta di case a Milano con uno spazio esterno. Questo per darvi l'idea, no, di quanto poi certi fenomeni, diciamo fenomeni da shock, come quello che abbiamo visto, poi condizionano sostanzialmente alcune ricadute anche in termini immobiliari, economiche e quant'altro. Una piattaforma di relazione, che è un altro tema interessante. Quello che abbiamo visto, ad esempio, è che le persone hanno iniziato a parlarsi dai balconi o addirittura sui pianerottoli. Magari le persone non si erano mai incrociate o si erano incrociate e non si erano mai scambiate una parola. E poi gli aspetti, secondo me, più significativi che possono avere a che fare anche con questo tema del bagno che interpreta i comportamenti, una maggiore attenzione alla casa in termini di health, di salute, per poter emarginare evidentemente contaminazioni o virus o quant'altro, e poi il fatto che la casa si sia trasformata anche in una specie di wellness home, una casa del benessere, no? E questo ha tantissimo a che fare evidentemente con il sistema, col sistema bagno, insomma, interpretando il sistema bagno anche in una dimensione molto più articolata rispetto a quella che tradizionalmente associamo a, questo, a questa tipologia di stanza nella domesticità. Ad esempio, all'interno nelle interviste, nel survey che abbiamo fatto, molte persone ci dicevano che sarebbe interessante pensare una specie di spazio filtro, uno spazio soglia, no, attrezzato per potersi igienizzare, sanificare, cambiando un po' l'idea tradizionale, se volete, dell'ingresso della soglia, no? E questo probabilmente mettendo in gioco anche alcuni aspetti significativi del progetto bagno, no? Immagino potrebbe esserci una migrazione di alcuni sistemi del bagno, uno specchio con integrato un elemento per lavarsi velocemente le mani o non so cosa, insomma. E poi anche sul tema casa benessere, no? E dove molto spesso quelli con case un po' più grandi, con spazi bagno più grandi, ci hanno raccontato di aver trasformato il bagno in un luogo dove sono accadute altre cose rispetto a quelle attività tradizionali e a quei comportamenti, scena di comportamenti tradizionali, hanno in qualche modo attivato altre iniziative. Magari una cura del sé molto più attenta, una cura del sé portata avanti anche con altri componenti familiari, per cui il luogo bagno diventa un luogo di socializzazione.
well-being legato al movimento, laddove tu hai la possibilità magari di metterci dentro un tappetino nel bagno per poter fare degli esercizi, oppure una cicletta o uno strumento un po' più complesso per poterti garantire un minimo di movimento. Ecco, tutti questi aspetti sostanzialmente li abbiamo rilevati, mappati e ci indicano una direzione, no? Rispetto a quello che potrà essere il prossimo futuro. Il virus è stato uno shock, no? È stato uno shock potentissimo, però quello che abbiamo capito è che gli shock potenziano la creatività, potenziano le risposte creative, quindi questi scenari che sono emersi e alcuni casi che hanno intercettato questi scenari di fatto rispondono a questo incremento di creatività. Concludo con questo primo passaggio con un'affermazione che ritengo fondamentale. Io sono piuttosto frustrato perché mi occupo anche di design thinking. Design thinking è l'ultima moda, sapete, si parla dappertutto di design thinking, è diventata una specie di passepartout, no? Però in effetti ha portato il design dentro le board aziendali, no? Fa dialogare il design finalmente con i top manager, con i decision makers e quant'altro. Il design thinking nasce negli Stati Uniti con un gruppo di progettisti che si chiama IDEO, che a un certo punto dice: ah, per fare dei prodotti che abbiano senso e significato bisogna osservare le persone, no? User-centered design sostanzialmente come, diciamo, ambito strumentale nasce con il lavoro che fanno questi signori americani. A me viene male, no? Questo chiedo a voi giornalisti, insomma, di metterci un po' di attenzione, perché noi lo facciamo da sempre come designer italiani. Qualcuno di voi si ricorderà, ad esempio, di un opuscolino che aveva fatto un signore che si chiama Bruno Munari, dove osservava le diverse modalità di utilizzo di una poltrona da parte di un personaggio comune. Ed è sempre stato un aspetto significativo e importante. Achille Castiglioni cosa diceva? Diceva: io voglio stabilire un dialogo indifferita col mio potenziale utente, con quello che userà il mio prodotto. Ecco, quello che dovremmo, secondo me, provare a rimettere in gioco anche a livello internazionale è proprio questo essere stati pionieri, ma non essere riusciti poi a sviluppare al massimo questa capacità di osservazione che poi porta a nuovi prodotti o nuovi servizi che abbiano significato senso per il mercato. Mi fermo qui, ho già parlato troppo. Grazie Francesco, assolutamente interessante e mi fa piacere questa tua considerazione finale perché io ripartirei proprio da lì, cioè dal fatto che tutto quello che stiamo vivendo in questi mesi, soprattutto nel nostro settore, nel settore della progettazione, sia di prodotti e soluzioni, sistemi, sia di ambienti, era un percorso già in atto da anni, da tempo. E non è un caso che oggi abbia voluto invitare i due fondatori, appunto Carlo Cicigliotti e Luca Bertoli, i fondatori di Emo Design, perché hanno fondato il loro studio nel 2008. Sono giovanissimi come tutta la loro squadra, ma in questo senso, tu prima, Francesco, hai parlato di coraggio. Io, se dovessi dire qual è la prima caratteristica da attribuire al loro modo di fare design e di proporsi alle aziende, è proprio questo, sono molto coraggiosi, è una cosa che mi ha colpito fin dall'inizio. Hanno il coraggio delle loro idee e sono, permettetemi di dire, anche presuntuosi nel senso buono, cioè sanno che con la loro ricerca, con la loro immaginazione, con le loro visioni, possono anche cambiare, migliorare o anche semplicemente cambiare le nostre abitudini e i nostri gesti. Quindi vorrei proprio invitare adesso Carlo e Luca a raccontare un po' qual è il loro approccio a questo mondo, al mondo della progettazione, al mondo anche dell'invenzione, considerando che la loro attività spazia in moltissimi mercati eterogenei, noi li conosciamo per splendidi lavori di rottura anche degli schemi nel settore dell'arredobagno e della ceramica. Ma se avete la curiosità di andare a vedere sul loro sito, oltre ad essere internazionali, hanno davvero una capacità di intervenire, modificare abitudini e prodotti in tutti i settori. Passo la parola a voi, Carlo e Lucas. Ciao, buonasera a tutti. Grazie. A scanso di equivoci, sono Carlo e lui è Lucas. Per chi non ci conosce, quindi immagino la maggior parte di voi. Allora, faccio una breve intro e mi ricollego al discorso molto interessante del prof.
vedere e prevedere è sicuramente una componente fondamentale del nostro mestiere. Noi abbiamo la grande fortuna di fare entrambe le cose, perché spesso vediamo o aiutiamo le aziende a vedere quello che loro si sono già prefigurate, quindi per avere ragioni con alcune aziende interveniamo dove c'è già un briefing di progetto, quindi magari delle nuove abitudini, delle nuove gestualità, dei nuovi progetti che sono già stati pensati. Questo succede soprattutto quando si lavora, e questo lo facciamo sempre di più, con grossi gruppi industriali, dove c'è una certa struttura, c'è un innovation manager, l'innovation manager ha delle persone che fanno ricerca all'interno dell'azienda, ricerca tecnologica, ma anche ricerca sul mercato grazie al supporto del marketing. Qui però parliamo di grossi gruppi industriali che hanno budget ovviamente diversi rispetto alla piccola media azienda italiana, con cui a noi piace tantissimo lavorare, è parte integrante del nostro portafoglio clienti. Quindi con quest'altra tipologia di aziende è un po' più, è molto diverso l'approccio che abbiamo, perché la struttura è più snella, se non inesistente a volte, perché si lavora anche con aziende che hanno dei fatturati anche interessanti, dove però c'è un modello culturale, un modello di gestione dell'azienda ancora padronale, se vogliamo, no? Poi noi siamo radicati nel cuore del nord-est, dove questo modello funziona ancora. Lavoriamo anche con De Longhi, per dire, e con grande, come posso dire, sorpresa ci siamo resi conto che anche un'azienda come De Longhi è un'azienda ancora padronale, per tutta una serie di meccanismi che ci sono all'interno dell'azienda. Quindi vedere e prevedere, come dicevo, è parte integrante del nostro mestiere. Come lo facciamo? Magari lo lascio un po' dire a Lucas. Poi abbiamo preparato qualche slide su un progetto che in qualche modo rappresenta questa situazione. Sì, allora, per quanto riguarda le modalità con cui operiamo, io concordo pienamente con quello che ha detto il professor Zurlo, perché utilizziamo tutti gli strumenti più contemporanei, diciamo più avanzati, come design sprint e queste cose, per poter, diciamo, gestire l'innovazione. Però io personalmente sono ancora legato proprio all'osservazione e vedo che comunque l'osservazione è quella che porta sempre a una maggiore innovazione, una innovazione più concreta, ecco. Mi ricordo come per esempio per il progetto della macchina da caffè Zero, che è una macchina specialty di Della Corte, abbiamo fatto 4 giorni a Londra ad osservare i baristi e gli utenti che consumavano il caffè in questi specialty bar, dove per specialty dico è una cultura del caffè molto più evoluta di quella da cui siamo abituati, che non è i 2 minuti prendersi l'espresso e andare a lavoro. È un rituale del gustare il caffè, come per noi in Italia potrebbe essere quello del vino. Sì, ecco, sì. E quindi da lì è nato questo prodotto che asseconda, diciamo, le modalità di preparazione del caffè, di consumo anche del caffè. Da qui, tra l'altro, poi è nata una linea di prodotti che sono dedicati al barista, proprio perché voi pensate che i baristi, cioè fino a che livello arrivano? Quando macinano il caffè, loro non lo pressano subito, lo scuotono un pochettino per appiattirlo, non troppo, perché altrimenti i grani più sottili e quelli più grossi vanno a livellarsi su differenti stratificazioni, sul filtro. E quindi se parliamo di quei livelli lì, quindi abbiamo costruito tutti degli strumenti per diciamo gestire questo processo dalla macinazione del caffè al tamper, come si chiama, sì. E questo è nato tutto semplicemente dall'osservazione, mentre vediamo, perlomeno io vedo questi strumenti un po' più avanzati di gestione dell'innovazione un po' più come strumenti per la catalogare queste innovazioni e cercare di orientarle verso un target piuttosto che un altro dal punto di vista appunto di utilizzatore finale, piuttosto che a livello di linguaggio di prodotto, che naturalmente deve essere coerente con quello che sono i valori del brand.
E questo insomma è un po' quello, la modalità con cui operiamo. Poi volevo aggiungere una cosa che magari non c'entra nulla, però tu Cristina avevi citato il rubinetto elettronico. Una cosa che sicuramente avete notato anche tutti voi, all'interno della casa sta avvenendo una sorta di azzeramento della tecnologia, nel senso una tecnologia molto avanzata ma occulta, nel senso nascosta. Perché se pensiamo, parlando di casa, fino a 8 anni fa o qualcosa del genere, è nata la domotica e andavano un po' di moda tutti questi schermi per la gestione delle temperature delle stanze, comandi vocali, eccetera, eccetera. Mentre adesso tutto questo sta sparendo, perché la casa appunto è un luogo dove abbiamo bisogno di benessere, no? Le wellness home. E quindi questa tecnologia viene inglobata in prodotti che sono più gentili, più... diciamo non ostili dal punto di vista tecnologico, e quindi abbiamo Alexa, questi oggettini rivestiti in tessuto che hanno un'altissima tecnologia, però sono docili dal punto di vista, non urlano tecnologia, come anche altri prodotti, come per esempio delle televisioni. Si faceva gara per la televisione più grande, LCD o OLED, quello che è, per esempio Samsung è uscita con la TV Frame, che diventa una cornice, con una cornice di legno che praticamente sembra un quadro, si lega alla tradizione della decorazione della casa. Ecco, questo è un po' quello, un po' di pensieri che mi sono venuti. Ecco, poi quando ci siamo sentiti, Cristina, per questa discussione insieme, abbiamo pensato subito ad un progetto, anche per dare un po' una dimensione visuale, perché noi viviamo di visuale, quindi anche per le persone che ci stanno ascoltando. Penso che abbiate il mio schermo condiviso. Sì, vediamo bene. Forse devo mettere in presentazione. Ok. Allora, questo è un progetto molto interessante e ci abbiamo pensato anche perché per la vostra rivista è un progetto che nasce con una prerogativa bagno, però poi prende tutta una sua strada. E nasce anche questo dall'analisi di alcune abitudini. Era già molto targettizzato su una fascia d'età specifica che è quella dei millennials, sostanzialmente. Noi abbiamo un cliente che si occupa di trasformazione della plastica, si chiama Keter Group, è un gruppo israeliano, uno dei più grandi al mondo, che loro vivono di prodotti per la grande distribuzione, do it yourself, quindi tutto quello che è outdoor, piuttosto che storage, eccetera, eccetera, hanno tutta una serie di divisioni. Mentre questo progetto, che si chiama, FOM, che sta per Freedom of Motion, è un progetto che nasce con un'idea ben precisa. Keter voleva entrare nel mondo del bagno per la prima volta con dei prodotti in resina, perché con loro non si può dire plastica, perché non suona molto bene. E hanno chiesto a noi, insieme al design manager dell'azienda, quindi anche con la sua squadra, di lavorare a delle proposte che andassero a individuare in maniera molto specifica le persone a cui era rivolto questo oggetto, e di sviluppare poi la parte più di product, quindi attraverso dei concept, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente l'idea era quella di avere una console e un lavabo per il bagno che una persona giovane, in questo caso, potesse acquistare all'interno di una grande, della grande distribuzione organizzata, ovviamente non tutte le catene, delle catene selezionate, in una valigetta, portarselo a casa e montarselo da solo. Quindi questo era un po' quindi una sorta di bagno trasportabile, perché le analisi che erano state fatte inizialmente, considera che è un progetto che è nato per il mercato americano. I giovani in America si muovono molto spesso, quindi l'idea era quella che poi tu cambi casa, ti smonti questa console, ti porti via il lavabo nella prossima casa dove vai a vivere. Quindi questo progetto poi è piaciuto talmente tanto un po' come si stava sviluppando, perché poi se parliamo di una console sta presto a diventare anche un sistema, no? Perché può essere una libreria, può essere un contenitore, può essere un comodino, può essere un tavolino, che hanno deciso di dargli una un'identità propria, quindi è stato poi fatto tutto un ragionamento a livello di branding, l'hanno chiamato FOM, che sta appunto per Freedom of Motion, e hanno creato un brand a parte che oggi si può trovare solo in America e solo in e-commerce, perché è stata fatta anche quella scelta. Quindi sostanzialmente vado
abbastanza veloce, è un sistema modulare di montanti e ripiani, che poi è stato stampato anche qui un po' per il tema della sostenibilità, che è molto caro alle nuove generazioni, è stampato in VPC, che sostanzialmente è un conglomerato di truciolare e plastica da riciclo, un materiale molto difficile da stampare, che però l'azienda presidia molto bene. C'è polvere di legno. Esatto. Con un sistema molto molto semplice di agganci che poi vengono nascosti, quindi poi risulta anche molto, eccolo qua, quindi poi risulta anche molto gradevole da un punto di vista estetico, nonostante abbia tutto questo sistema di montaggio per l'utente finale. Quindi come vedete anche lo snodo è molto molto pulito, c'è una copertura. Questa è la finitura tipica di questo materiale, rimando un po' al sughero anche come feeling. E quindi poi vabbè, qui è stato fatto un set di fotografie per il sito internet. Sono partiti con una serie di oggetti che in qualche modo sono estremamente agganciati al target per cui è stato pensato. Certo. Beh, con questo andate a toccare un elemento che è fondamentale per la discussione che stiamo facendo, che è quello anche dell'interazione con gli oggetti. E quindi, tornando un po' alla premessa di questo incontro, noi ci stiamo anche chiedendo quanto in questa relazione tra le persone, gli oggetti, le funzioni, si subisca, quanto invece siano proprio le persone ad indicare delle strade, no? Quindi assegnare dei percorsi che poi i progettisti possono raccogliere e sviluppare. Ecco, per esempio, su questo aspetto specifico dell'osservazione, Francesco, voi come che dati raccogliete? Quali sono le osservazioni più interessanti in questo rapporto passivo o attivo nel disegnare la casa, nel disegnare gli arredi, addirittura nel costruirli? Questa è una modalità che, diciamo, conosciamo anche per altri esempi, però che in un concetto di casa sempre più mobile e sempre meno definitiva nella vita delle persone potrebbe davvero diventare, insomma, un fenomeno più frequente. Beh, quello che vediamo è che è sotto gli occhi di tutti, perché non so se qualcuno di voi ha acquistato una casa recentemente, che c'è una contrazione degli spazi, ci si livella sempre verso il basso, no, rispetto agli standard edilizi e normativi, e questo comporta evidentemente anche delle trasformazioni per quanto riguarda sia l'attrezzatura dello spazio sia l'arredo più tradizionale. Vedo che c'è un tentativo di contaminare da un punto di vista tipologico, no, gli oggetti, anzi c'è molta ricerca da questo punto di vista, no? Io metto insieme più funzioni proprio perché un po' si contrae lo spazio, ma anche perché la tecnologia mi consente di mettere insieme più funzioni. E poi c'è un altro fenomeno, che non è un fenomeno solo legato all'arredo, ma è un fenomeno generale che riguarda un po' tutto il disegno industriale, specialmente chi si occupa di prodotto. Io mi occupo di prodotto da sempre, che è quello della servitization, no? Di questa servitizzazione degli oggetti. Che cosa significa? Significa che si dotano tutti gli oggetti di intelligenza digitale e abilitano tutta una serie di servizi. Questo vuol dire che nel momento in cui disegno uno specchio oggi devo anche pensare alle modalità di interazione con questo specchio, no? Quindi dovrei anche ricorrere ad esperti di user interface e user interaction, no? E quindi user experience, scusate. Quindi voglio dire, si porta dietro tutta una serie di aspetti significativi. Come dicevano giustamente gli EMO, la questione è che la tecnologia tende a diventare trasparente, no? Gli americani hanno coniato, come al solito, un termine molto interessante che è calm technology, la tecnologia calma, no? C'è una tecnologia che sta lì attorno a te, che si attiva sempre e solo quando tu hai bisogno di lei, o magari riesce ad anticipare criticamente, no? Criticamente non lo so, ma insomma riesce ad anticipare, insomma, alcuni dei tuoi bisogni. E su questo tema si sta, se vogliamo poi incrociare un po' con la riflessione sui comportamenti, c'è una specie di rivoluzione, lasciami dire, un po' copernicana, no? Nel senso che una volta, quando dovevamo interagire con degli oggetti che avevano dell'intelligenza, eravamo tutti lì mediati da schermi, no? Quindi tu mettevi le tue dita, spesso grassocce, su uno schermo per poter attuare delle cose. Oggi invece c'è un cambiamento di paradigma, che vede l'interazione sempre più di tipo fisico.
di tipo posturale, di tipo, come dire, gesturale, no? Perché tu fai dei gesti, questi gesti fanno accadere qualcosa. È quello che chiamano figital, è qualcosa, come al solito, questi termini terribili dove metti insieme però il fisico e il digitale, no? Non so se qualcuno di voi avrà avuto occasione di visitare queste bellissime exhibit, mostre che fa Sony Corporation quando viene a Milano durante il Salone del Mobile in via Savona, si prende uno spazio e ci fa vedere esattamente come sarà il futuro dell'interazione in diversi ambiti, in diversi contesti. E vedi che l'interazione passa oggi sempre solo attraverso una dimensione fisica, per cui, che ne so, tu vuoi cambiare, non lo so, la posizione di un paravento, beh prendi una roba che lì vicino al paravento sembra una pietra, la metti in un'altra posizione e quel paravento si muove in un certo modo, no? Oppure usi le mani, no? Come abbiamo imparato dai film di fantascienza, insomma, tutti ricorderemo Matrix, via via da lì fino ad arrivare a Iron Man che interagisce con lo spazio gesticolando sostanzialmente. E che cosa comporta questa? Questa è una sfida bellissima per un design. Quando l'interazione era solamente screen, c'era un appiattimento culturale totale. Cioè, lo schermo di interazione giapponese era uguale allo schermo di interazione brasiliano, no? Nel momento in cui io recupero la dimensione physical, sto mettendo in gioco anche le dimensioni culturali che danno senso ai gesti e ai comportamenti. L'esempio più banale, interazione con la voce. Alexa, non la chiamo. Le voci hanno delle declinazioni e delle sonorità diverse in funzione delle culture. Avrete mai sentito parlare un cinese al telefono? E vi chiedete, ma perché sta urlando così tanto? Perché qualcuno è molto lontano? No, perché è una dimensione culturale. Provate a sentire un giapponese al telefono, no? Sono sussurri, no? E quindi tutto questo comporta anche una revisione delle modalità di interazione che tenga conto delle culture con cui ci andremo a confrontare. E forse è quello che ci sta regalando la trasformazione digitale, no? Un recupero della dimensione culturale, come mai in passato, dal mio punto di vista. Molto interessante, grazie Francesco. È veramente un modo molto utile per fare sintesi. Ci rendiamo conto da questo discorso quanto in alcune situazioni si virtualizzi tutto il mondo intorno a noi, ma l'elemento umano, il fattore umano e l'elemento fisico resti comunque al centro di questa esperienza. Ecco, e mi riporto da Carlo e da Lucas per fare un'ultima considerazione, perché ci stiamo avvicinando un po' alla fine del nostro incontro ed è un peccato perché stiamo davvero argomentando in modo molto ricco e molto approfondito questo tema che, come dicevamo all'inizio, voleva essere una provocazione, ma in sé in realtà poi nasconde davvero una dimensione che ci coinvolge tutti quanti. E che riprendo il concetto dello spazio, no? Francesco diceva prima quanto lo spazio stia condizionando anche il disegno, il design dell'arredo bagno. Faccio un esempio che ci tocca particolarmente. La vasca rispetto alla doccia ha cambiato l'abitudine di tantissime, di milioni di persone. Se prima appunto potevamo concederci questa gestualità appunto del ritrovarci sdraiati e rilassati all'interno di una vasca, abbiamo visto pian piano tutto questa abitudine appunto spostarsi invece e verticalizzarsi, concentrarsi in uno spazio molto ridotto. Ecco, questo ci dice anche un'altra cosa, che gli architetti, i progettisti hanno anche una responsabilità, no? Che è la responsabilità che noi attribuisce appunto, per esempio, quella filosofia, quella branca della ricerca che chiamiamo epigenetica. Quindi sempre più negli ultimi anni si parla anche di influenza degli spazi, di influenza dei comportamenti anche sull'evoluzione della genetica umana. Ecco, voi su questo cioè cosa ne pensate? Ecco, qual è il vostro pensiero? Se sentite anche questa responsabilità, oltre al piacere, no, al divertimento del lavoro. È uscito, finito di parola a Carlo e a Lucas, che così possono rispondere con le loro considerazioni. Secondo me
esistono entrambe le direzioni, come hai detto tu, Cristina. Cioè, la tecnologia influisce il comportamento delle persone e al contrario le persone influiscono l'evoluzione della tecnologia o degli spazi. C'è una, su questa, come posso dire, dicotomia, ho un racconto molto, molto simpatico ma anche molto concreto. L'anno scorso abbiamo confezionato un progetto per un'importante azienda che lavora nel mondo della termoregolazione. Quindi adesso vanno di moda, sai, quando sono nati Tado, Netatmo e Nest, tutti questi cronotermostati smart che gestiscono la casa quasi da soli, sembra, no? E quindi questa azienda voleva fare che viene invece da un canale più retail, quindi con cronotermostati e termostati più tradizionali, diciamo, no? Quelli che facevi la programmazione ancora tirando sulle levette, che ti sembrerà strano, ma sono ancora quelli che vendono di più, ci dicevano, con nostra grande sorpresa. Insomma, sviluppiamo questo cronotermostato smart che non ha la necessità, allora, per ragioni di consumo, soprattutto con la versione a batteria, lui quando tu non lo usi si spegne, anche perché c'è un'app con cui puoi gestire poi tutto quello che potresti gestire anche sul prodotto fisico, sempre per questa questione del digitale, del fisico che si mescolano sempre di più, ovviamente. Abbiamo fatto poi dei test su questo con degli utenti. Non chiedermi perché sono stati fatti dopo, sarebbero stati dovuti far prima, ma l'azienda ha scelto così quando il prodotto era già finito. Quindi c'era sostanzialmente un sensore di presenza: quando tu ti avvicini al cronotermostato, se passi con la mano sopra, il cronotermostato si accende. Allora, di 7 test che abbiamo fatto con utenti completamente diversi, nessuno ha provato ad accenderlo così. Si sono tutti avvicinati e per accenderlo hanno toccato lo schermo. Tutti quanti. Quindi questa è una, secondo me, è un aneddoto molto, molto centrato su questa situazione, che fa capire poi come questi due mondi in qualche modo arrivano anche allo scontro a volte, no? Certo, e come ci sia bisogno anche di tempo, un po' di adattamento a delle nuove situazioni. Adattamento, perché per esempio anch'io nella cucina ho le luci sotto i pensili con un touchless, no? Che fai così, si accendono. Però a me non piace quella cosa lì, perché cioè io preferisco il pulsante, no? Purtroppo probabilmente sì, dobbiamo ancora abituarci noi a questa tipologia di rapporto con la tecnologia, ma forse deve ancora, diciamo, assestarsi, nel senso che questa gestualità qua molto avanzata dovrebbe probabilmente andare su certe situazioni, mentre un approccio con gli oggetti più tradizionale, più atavico, quindi tocchi per fare le cose, su altre situazioni. Quindi secondo me siamo ancora in una situazione di fermento, di non stabilizzazione di questa cosa qua. Sì, e come dicevo prima, però abbiamo visto questo picco, la tecnologia che urla all'interno della casa, mentre adesso la tecnologia molto più avanzata, però molto più calma, come diceva. Ad esempio, Cristina, noi lavoriamo molto nel mondo professional, quindi tutto quello che è l'ambito cottura, refrigerazione, eccetera, eccetera. Quindi sono strumenti di lavoro. Parliamo di cucine, forni, abbattitori, lavaggio, quindi lavastoviglie, eccetera. Anche lì abbiamo ragionato, perché sai, il mondo consumer e il mondo professional anche sono due mondi che si influenzano uno con l'altro. Si guardano sicuramente. Sì. Assolutamente. Però in quel mondo lì introdurre delle tecnologie, delle modalità di interazione più avanzate, come può essere un comando vocale, a volte diventa molto pericoloso probabilmente non può neanche funzionare, perché prova a pensare all'interno di una cucina, quando c'è la brigata che lavora, le pentole, la cucina, l'aspiratore, mettere un comando vocale su un abbattitore probabilmente non è una grandissima stronzata. Sì. È vero, insomma, questo ce la dice lunga su quanto sia fondamentale ragionare per fare industrial design, per fare prodotti che possano migliorare le nostre condizioni di vita, le nostre abitudini, sia fondamentale osservare, no? Come dicevamo all'inizio. Quindi questa è un po' la sintesi del nostro incontro. E,
che è arrivato alla conclusione, per cui mi dispiace salutarvi perché immagino insomma che anche il nostro pubblico avrebbe molte domande da farvi, però ci saranno altre occasioni, sicuramente potremo riprendere questi discorsi magari appunto focalizzandoci un po' di più anche sulla parte che ci riguarda, chissà, al prossimo caffè, l'anno prossimo dal vivo a Cersaie. Per cui io ringrazio prima di tutto chi ci ha seguito in tanti fino alla fine di questo incontro, ringrazio tantissimo i nostri ospiti che penso che vi abbiano molto incuriosito, se qualcuno avesse la necessità di contattarli, insomma di continuare anche il dialogo e l'approfondimento, fate pure riferimento a noi. Ringrazio Cersaie per questa bellissima occasione che ci avete dato nonostante tutto e che siamo molto felici quindi di aver raccolto. E vi ricordiamo che continuano i Caffè della Stampa tutti i giovedì alle 14, per cui continuate a seguire questo programma, ripeto, culturale di cui abbiamo tanto tanto bisogno, perché la cultura non si ferma. Grazie a tutti. Grazie, buon pomeriggio a tutti. A presto. Grazie. Ciao.